Salve gente, benvenuti o bentornati. Ve l'avevo detto, tornavo. Sono vestito uguale semplicemente perché è lo stesso identico giorno. Quindi mi vedete sdoppiata nello spazio-tempo. E ho approfittato del tempo per farvi un'altra recensione. E a sto giro si parla della pioniera Yankee Candle. L'avete già visto sul titolo: della pioniera di questa collezione Garden Highway, ovvero la Sunny Day Dream, che adesso ve la mostro a fuoco. Molto fuoco. Più o meno. Una cosa così. Niente, questa qua è quella famosa con l'amaca. Quindi nella Afternoon Escape. Quindi nella Afternoon Escape c'è c'è il dondolo. Qua invece c'è l'amaca. Bene, allora questa qua è la fragranza che la Yankee Candle ha scelto come sì, appunto, pioniera, come rappresentante, come proprio delegata, ministra di tutta la collezione Garden Highway, almeno per la stagione primaverile. È buona, perché per me è buona, è difficile che io dica che è una candela cattiva, e quando lo dico sono cattivissima più io della candela. Però io non l'avrei scelta, cioè, tra tutte quelle che ci sono nella collezione, forse sì, è la più rappresentativa globale dell'idea che si vuole trasmettere della collezione. Però io l'avrei fatta diversa. Quando avrò un brand mio, ne farò una diversa, cioè mai. E allora, io la metto tra le malafemmine, perché comunque è una fragranza che io ritengo che sia, sto facendo tutte le premesse, ritengo che sia una fragranza decisamente femminile. La Yankee Candle ha rivoluzionato tutte le etichette, perché tipo nel bollino in basso a destra che c'era un tempo, un attimo, qua, ne prendiamo proprio una. Caso. Qui ce l'abbiamo fatta, qui più o meno a fuoco qua. C'era appunto, questa qua era una festiva, quella natalizie, e c'era appunto l'etichetta con scritto festive. In questo caso, con la rivoluzione che hanno fatto, non c'è più quell'etichetta lì, bensì c'è un bollino con scritto qualità, sapore di qualità, qualcosa del genere. Dal 1969, che è quando è stata fondata l'azienda, ma non ci sono più i bollini con scritto a che se sono una fresh, se è una fruttata, se è una fiorita, se è una food and spice, ci sono più. E sono diventate un pochino più fluide le categorie. Per esempio, lei è diventata un mix, cioè appartiene a due categorie, cioè, adesso non sono più 5, sono 6. E le inseriscono a cavallate in un certo senso. Infatti, lei è diventata una floral and fruit, cioè sono proprio, c'hanno dei bollini e che non ci sono sull'etichetta, ci trovano sul catalogo. E lei c'ha dei gran fiori, io la frutta la sento poco, perché adesso vi leggo la descrizione, ce l'ho fatta a finire preamboli i preamboli. Allora, la descrizione dice: lasciatevi trasportare dalla magia dei fiori con le calde dolci note dell'esotico Yang Yang. Si pronuncia così, l'ho sempre pronunciato così: bergamotto e gelsomino. Note di testa bergamotto, e questo è un fiore. Fiori di limone, note di cuore, gardenia, yang yang e gelsomino, note di fondo, ambra, legno di sandalo e patchouli. Io di frutto ne trovo uno dichiarato, che è il bergamotto, che è quello che dà un po' un senso fresco. La cosa che secondo, cosa sto facendo? La cosa che secondo me, cioè io, se mi si fa sentire sta candela qua, al di là che ci sia oppure no, quel che sto per dire, io ci sento il geranio. Io non so perché, io non so se è perché il geranio c'è, io ce lo sento, ma non è scritto. Se me lo immagino io, oppure se è un mix di cose, di legni, di che mi fa immaginare che ci sia del geranio al suo interno, però per me, io l'annuso.
E nella mia testa c'è del geranio. E altra cosa, però ha la stessa imposizione e ha una, ed è molto simile su certe note alla Golden Rose. Chi se la ricorda la Golden Rose? Poi interrogazioni, te la ricordi? Te no. La Golden Rose era una fragranza che era uscita non l'anno scorso, quello prima, tipo. Ed era una collezione di, erano quattro fragranze, faceva parte della Golden Collection. Candele con giara media o tumbler o pil tumbler neri con decorazioni oro, rosa, dipende. E c'era appunto questa Golden Rose. Che questa Golden Rose a sua volta a me ricorda un sacco la Christmas Rose. E secondo me qua ci sono delle note che sono un pochino paragonabili. È comunque una fragranza buona, femminile soprattutto. Io il discorso fruttato non ce lo vedo proprio, come dice lei, cioè l'hanno messa a metà via tra fruttato e fiorito, per me no, e si sente bene. Io tenete conto che se un tempo tartizzavo io sto ancora lampadando, perché io parto magari con accenderla così, però poi io voglio la botta sicura, quindi la metto in lampada, e in lampada io l'ho sentita bene. Tenendo conto poi sempre che non si può pretendere i miracoli da una candelina piccolina, cioè nel senso profumano sì, però se ho pazienza la lascio andare, se non ne ho lampada ed è l'evoluzione della tartizzazione. Avevo fatto il video riguardo le lampade, magari ve lo lascio, dov'è? Qua o qua o qua, adesso non mi ricordo più da che parte salta fuori. E niente, questo è quanto. Questa è sempre una candela primavera 2020 della collezione Garden Hideaway. Vi lascio sotto il link del blog, della pagina Instagram e anche del negozio dove l'ho presa, che è dove lavoro, che era dove io dovevo un attimo mettere a posto la logica dei tempi, la logistica dei tempi. E niente, se l'avete provata fatemi sapere sotto nei commenti se vi è piaciuta. E noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!